prima volta insieme in un film, mi ricordo bene? Sì, sì. Anche ultima. Grazie. E come vi siete trovati nell'interpretare questi ruoli così particolari? Vai. Particolare soprattutto per la mia storia artistica, cinematografica, un personaggio così cupo, forse sì, però un po' sì, dai, noioso, annoiato soprattutto dalla vita, non mi era mai capitata. Però con una pizzica di sarcasmo, un pizzico di sarcasmo nei confronti degli altri, cioè lui sì, no? È anche una difesa, lui di sé non parla mai, è anche un modo per lanciare strali, scintille, cose, battutacce su tutti gli altri. E qui lì un po' mi ci vedo. E poi l'incontro con Vittoria e Vinicio, perché con la Valentina avevo già lavorato, è stato eccezionale. Cioè lavorare adesso diciamo. C'è la svelinata, quattro attori così bravi. E anche così disomogenei, no? Di provenienza, di storie nostre. È stato un regalo. Ogni giorno era un regalo, sono d'accordo. E poi i personaggi erano bellissimi. Io quando ho letto la sceneggiatura mi sono subito innamorata di tutti i personaggi, di Federica, perché l'ho trovata non scontata, divertente, parte in un modo e finisce in qualche modo in un altro, quindi ha una crescita anche durante nella storia, e ha un pudore, ha un imbarazzo a parlare di sé, è poco fisica, però in realtà ha anche una curiosità che dimostra che dentro di sé c'è una grande voglia di vita, di vivere, di ritrovare una passione che ha perso, quindi un personaggio che ho amato molto. Questo film è un remake spagnolo, tu Claudio hai già lavorato in un remake italiano come Benvenuti al Sud, c'è un film straniero di cui ti piacerebbe fare il remake? E per entrambi cosa ne pensate dei remake e reboot in generale, visto che vanno tanto di moda ad Hollywood? No, guarda, ne ho fatti, citato giustamente Benvenuti al Sud, un grande successo, contentissimo di averlo fatto, un altro che ho fatto, un Fremmatano, appunto con anche Lodovini, ma che bella sorpresa, era un altro remake di un film argentino, questo è un film di remake di un film spagnolo, direi il remake abbiamo dato, forse adesso basta. Io, cioè stimolerei le nostre penne che ci sono, italiane, originali, i nostri sceneggiatori a scrivere, perché possiamo permettercelo. Cito il nostro regista Costella, che è stato anche sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti, quante versioni ha avuto in mondo? È il record, il film con più remake nella storia del cinema mondiale, quindi noi abbiamo un primato, l'Italia un primato importante, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, tra gli altri anche da Paolo, Costella. Quindi sì. In questo caso non sarà così, siamo il re dei remake. Esatto, quindi è più bello essere remicati che certo. Non fare il remake, però voglio dire nemmeno, cioè l'importante è anche come lo fai, sì, e come lo adatti poi al tuo paese, alla tua cultura, alla società in cui viviamo, no? Per cui tante serie americane di grandissimo successo e oggettivamente bellissime, Euforia una su tutte, sono remake. Euforia è un remake di una serie israeliana, quindi non bisogna nemmeno demonizzare il remake, come italiano. Poi lo adatti alla tua realtà. Però ripeto, ci possono essere anche tanti bei remake, però stimolerei a scrivere cose originali. Quello fa sempre bene. In ogni caso questo è venuto benissimo, anche questo. Grazie. E grazie a voi.